scavi effettuati ad Ancona tra Corso Mazzini e Corso Garibaldi negli anni 50-60 hanno rimesso in luce dei mosaici che appartenevano a delle lussuose domus. Uno di questi mosaici rappresenta una monumentale testa di oceano e proviene da un vasto ambiente, a giudicare dalle sue dimensioni davvero straordinarie. Rappresenta un volto molto intenso, dall'espressione assorta, con i capelli resi con riccioli voluminosi e animali fantastici marini che circondano il capo. Probabilmente si può ipotizzare anche che potesse far parte di un impianto termale. Non sappiamo se pubblico o privato. Un altro mosaico di forma quadrangolare con la rappresentazione di uccelli acquatici e di pesci racchiusi all'interno di una cornice vegetale doveva ornare invece la parte centrale di un grande salone di rappresentanza che apparteneva verosimilmente a una domus. Risale, come il precedente, al secondo secolo d.C. È un mosaico estremamente raffinato che denota il gusto e la grande raffinatezza appunto del committente. Questi mosaici sono stati realizzati con tessere policrome di colori vari e anche vivaci che sono state ricavate da diversi tipi di pietre, marmi colorati, verdi, gialli, neri che provenivano da diverse località del Mediterraneo, di paesi affacciati sul Mediterraneo. Il notevole livello artistico di queste opere lascia presumere che vi fossero impegnate delle maestranze di un certo rilievo.